Vediamo adesso come risolvere un circuito in corrente continua di media difficoltà come questo utilizzando sia il metodo della semplificazione, quindi ricercando resistori in serie parallelo, sia il metodo delle equazioni di Kirchhoff per trovare le relazioni fra le tensioni appartenenti alle maglie e le correnti nei vari nodi del circuito. Abbiamo qua il disegno del circuito da analizzare, qua abbiamo i dati a nostra conoscenza che sono la tensione del generatore di tensione, la corrente del generatore di corrente e i valori delle resistenze dei 5 resistori presenti. Invece di iniziare direttamente identificando i nodi e le maglie del circuito, scrivendo le equazioni di Kirchhoff corrispondenti, inizialmente cerchiamo di semplificare il circuito per arrivare a un circuito appunto con un minor numero di componenti, possibilmente un minor numero di maglie e/o di nodi dello stesso circuito. Cerchiamo eventuali resistori in serie o in parallelo presenti. Allora, nel circuito che possiamo identificare i vari punti. Abbiamo i due nodi B ed E e ho indicato anche gli altri terminali dei componenti per poterli rapidamente identificare. È un circuito composto da quattro rami, il ramo che comprende il generatore di tensione R1 ed R2, il ramo di R3, il ramo di IG e il ramo che comprende R4 ed R5. Tutti e quattro i rami fanno capo ai due nodi B ed E del circuito. Quindi intanto avremo le quattro correnti nei quattro rami. Identifichiamo ad esempio la IA in R3 verso il basso, IB rispettando la convenzione dei segni del generatore di tensione uscente dal più, quindi la IB in quel ramo, la IG in questo ramo la ripeto, ma è quella stabilita dal generatore di corrente con il verso quindi prestabilito e supponiamo la IC nel quarto ramo di identificarla con questo verso dal basso verso l'alto. Le tensioni nel circuito sono, rispettando le convenzioni sui segni, sono la V1, la V2, la V3, la V4 e la V5, tutte le tensioni ai capi dei resistori con il più dove entra la corrente. Abbiamo un'altra tensione che è quella ai capi del generatore di corrente, chiamiamola VA. Rispettiamo la convenzione sui segni per il generatore, quindi diamo il più dove esce la corrente del generatore di corrente, appunto. Vediamo se riusciamo quindi a identificare resistori in serie o in parallelo. Abbiamo nel primo ramo, quello che comprende VG, R1 ed R2, R1 e R2 appunto appartenendo allo stesso ramo, hanno in comune la stessa corrente, quindi sono due resistori in serie. Quindi cercheremo la resistenza equivalente di R1 e di R2 in serie. Sul ramo di destra, dell'estrema destra, R4 e R5 sono anch'esse sullo stesso ramo, stessa corrente IC che le attraversa, quindi anche R4 ed R5 sono in serie tra di loro. Quindi il circuito semplificato a questo punto diventa questo, in cui non vediamo più R1 e R2, ma un'unica resistenza che chiamiamo R6, data dalla serie di R1 e di R2, quindi avremo R6 uguale R1 più R2 uguale 10 più 20 uguale 30 ohm, e poi la R7, data dalla serie di R4 e R5, uguale 40 più 50
90 ohm. Continuiamo a identificare i punti nel circuito, così ci aiutiamo. Adesso vediamo che il punto C è assorbito, non è più visibile nel circuito equivalente perché, come dire, interno fra R4 e R5, sia C che D che in realtà sono lo stesso punto, quindi rimangono del circuito originale, rimangono i punti. Mentre da questa parte non sarà più visibile il punto F, in quanto interno fra R1 ed R2, quindi assorbito dalla serie di R6, dalla resistenza equivalente, quindi rimarrà solo il punto A. A questo punto della soluzione andiamo a vedere se esistono resistori ulteriormente semplificabili. Allora, abbiamo rami in cui sono presenti soltanto un resistore per ramo, l'R6, R3 e R7 si trovano in tre rami separati, quindi non ci sono altri resistori in serie che condividono lo stesso ramo. Cerchiamo eventuali resistori in parallelo. Andiamo a vedere i terminali dei resistori per vedere quali resistori, se esistono, che condividono gli stessi terminali. Partiamo da R6. R6 ha come terminali A ed E. Nessun altro dei resistori presenti ha il terminale A come proprio terminale, in quanto sia R3 che R7 si trovano tra i punti B ed E. R3, vedete, ha terminali B ed E, ed R7 ha ancora terminali B ed E. Ricordatevi che i tratti orizzontali e verticali senza bipoli sono soltanto dei tratti grafici di congiunzione, quindi B è il terminale di destra di R7 ed è il suo terminale di sinistra, così come B è il terminale superiore di R3 ed E è il terminale inferiore di R3. E è il terminale destro di R6 ed A è il terminale sinistro di R6. Quindi R6 non condivide entrambi i terminali con gli altri due, mentre invece R3 ed R7 condividono entrambi i terminali. Quindi sono in parallelo, avranno ai loro capi la stessa tensione, al di là dei segni che vedremo nell'identificazione se coincidono o meno, però il valore assoluto della tensione sarà lo stesso. Quindi se R3 ed R7 sono in parallelo, possiamo ulteriormente semplificare il circuito in questo modo, ottenendo una resistenza equivalente R8 che sarà data dal parallelo. In generale dovremo fare l'inverso della somma degli inversi, ma R8 è il parallelo di R3 e di R7, quindi di due sole resistenze, quindi possiamo fare il prodotto diviso la somma, per R3 vale 30 ohm. R7 l'abbiamo calcolata 90, quindi 30 per 90 diviso 30 più 90, e il risultato è 22,5 ohm. Notate per verifica che il risultato del parallelo è una resistenza di valore più basso della più bassa delle resistenze che la compongono, quindi 30 ohm la più piccola delle resistenze del parallelo, 22,5 la resistenza equivalente, quindi più bassa della più bassa. Vediamo di capire nel disegno come ho deciso di disegnare fra questi due punti la R8. Allora, ricerchiamo nel nostro circuito i terminali. Abbiamo qua A e B, i terminali del generatore di tensione non sono cambiati. Poi abbiamo E, B ed E sono i terminali del generatore di corrente, quindi che non cambiano. Dall'altra parte abbiamo il punto A, sia R3 che la R7 che si trovano in parallelo condividevano i terminali B ed E, quindi la resistenza equivalente R8 la riporto esattamente fra gli stessi terminali B e E. L'avrei potuta disegnare, come in questo caso, a sinistra del generatore di corrente, l'avrei anche potuta disegnare a destra del generatore di corrente, non sarebbe cambiato niente, sarebbe sempre stata collegata tra i punti B ed E, che sono i nodi del circuito. Continuiamo a riportare le correnti ancora visibili, che sono la corrente IB erogata dal generatore di
tensione, la corrente IG nel ramo del generatore di corrente. Adesso nella R8 ci sarà una corrente che non sarà né ovviamente né la IA né la IC dei due rami in parallelo, ma sarà un'altra corrente che ad esempio decido di assegnare con questo verso, diciamo a piacere. Tenete conto che IA andava da B verso E, IC l'avevo identificata come da E verso B, quindi avevo due direzioni opposte per IA e IC. Posso quindi scegliere a piacere anche il verso della ID e lo scelgo dal basso verso l'alto. Rispettando le convenzioni sui segni, abbiamo ancora qua la V6, ai capi dell'R8 ci sarà la tensione V8 che, sempre nel rispetto della convenzione sui segni, avrà il terminale positivo in basso dove entra la corrente ID, e poi ai capi del generatore di corrente abbiamo detto che c'è la VA col più dove esce la corrente. A questo punto il circuito è notevolmente semplificato. Abbiamo ridotto il numero di maglie, non il numero di nodi, che sono rimasti due, il minimo numero possibile in un circuito, e adesso possiamo andare ad affrontare la soluzione di questo circuito utilizzando le leggi di Kirchhoff, la legge di Ohm, però in una situazione molto più semplice rispetto a quella di partenza, quindi andando a scrivere meno equazioni, più semplici fra di loro, e quindi una soluzione sicuramente più agevole. Allora, identifichiamo le maglie nel circuito. Sono di facile identificazione: ci sono tre maglie nel circuito, la maglia A, B e A, quindi diciamo la maglia di sinistra, una maglia di destra B e che passa attraverso R8 e il generatore di corrente, e la maglia esterna che è il percorso A, B e A, passando attraverso il generatore di corrente. Quindi abbiamo tre maglie . Quindi andremo a scrivere due equazioni di Kirchhoff. Abbiamo due nodi, B ed E, e quindi andremo a scrivere una equazione di Kirchhoff al nodo. Le incognite nel circuito sono la corrente IB, la corrente ID, quindi abbiamo due correnti incognite, la IG è nota, quella del generatore di corrente, poi non conosciamo tre tensioni, la V6, la V8 e la VA, quindi abbiamo due correnti incognite più tre tensioni, sono cinque incognite, abbiamo tre equazioni che derivano da Kirchhoff, poi abbiamo due resistori, quindi due leggi di Ohm che possiamo scrivere, quindi tre equazioni Kirchhoff più due mi dà cinque equazioni che corrispondono alle cinque incognite nel circuito, quindi potremo tranquillamente risolvere. Andiamo a scrivere le equazioni di Kirchhoff, scegliamo le maglie più piccole, le maglie esterne, quindi l'equazione alle maglie, la prima maglia due equazioni, la prima maglia partiamo da A, troviamo più VG, poi troviamo meno V8, meno V6, la maglia è conclusa ed è uguale a 0, quindi la somma algebrica. Seconda maglia esterna, partiamo ad esempio da B, abbiamo più VA più V8 uguale 0. Per il nodo abbiamo una sola equazione utile, due nodi, una equazione, scriviamola per il nodo B, facciamo somma delle correnti entranti,
uguale somma delle uscenti, oppure scriviamo la somma algebrica indicando come entranti le correnti positive, quindi D più IG che entrano nel nodo meno la IB uscente, uguale a 0. Poi abbiamo le equazioni di Kirchhoff, no, scusate, le equazioni di Ohm, voglio dire, delle leggi di Ohm. Abbiamo due resistori e quindi abbiamo che la V6, la tensione ai capi di R6 è data da IB, la corrente nel resistore per R6, R6 IB, e la V8 sarà R8 per la corrente entrante ID nel resistore, quindi V8 sarà R8 ID. Quindi queste sono le 5 equazioni che complessivamente possiamo andare a risolvere. Vediamone almeno un accenno della soluzione, vediamo se riusciamo a portarla a termine. Allora prendiamo l'equazione al nodo, ad esempio. Quindi la riscrivo qui. Esplicitiamo la IB come ID più IG. Ho riscritto questa ID più IG meno IB uguale a 0, ho portato IB dall'altra parte, facendolo diventare positivo, e questa abbiamo ID è incognita, mentre IG sappiamo essere dai dati 2 A, quindi IB sarà ID più 2 A. Adesso andiamo, proviamo a sostituire questa l'equazione di V6, possiamo andare a sostituirla qua nell'espressione di V6 e la V8 lo stesso, possiamo andare a sostituirla qua nell'equazione della prima maglia. Quindi se andiamo a riscrivere l'equazione della prima maglia avremo VG meno V8 che è R8 ID meno V6 che è R6 IB meno R6 IB e questa è uguale a 0. Poi dalla seconda equazione alla maglia sappiamo che VA è uguale a meno V8. Quindi adesso abbiamo queste tre equazioni sulle quali lavorare. Cosa possiamo fare? Procediamo con metodi sostitutivi. Allora, intanto conosciamo VG, conosciamo i valori dei resistori e conosciamo IG. Abbiamo già sostituito IG. Quindi possiamo andare a sostituire la IB, la possiamo andare a sostituire in questa seconda equazione e possiamo anche, allora iniziamo da qui, quindi riscriviamo la seconda, allora abbiamo VG che vale 12 volt. Poi meno R8 ID. R8 abbiamo detto che vale 22,5 per ID, che è incognita, meno R6. R6 vale 30 ohm, meno 30 che moltiplica IB. IB abbiamo detto che è ID più 2, quindi 30 che moltiplica ID più 2. E questo è uguale a 0. A questo punto in questa equazione compare l'unica incognita ID, dobbiamo semplicemente esplicitarla, quindi cerchiamo di procedere con ordine. 12 meno 22,5 ID meno 30 ID, sto moltiplicando il 30 per ID più 2, quindi meno 30 ID. Meno 30 per più 2 da meno 60 uguale 0. Quindi se porto
l'incognita ID dall'altra parte, facendola diventare positiva, da questa posso sommare 12 meno 60 da meno 48 è uguale a 22,5 più 30 ID, che è uguale a 52,5 ID, e quindi alla fine ID sarà uguale a meno 48 diviso 52,5 che è pari, approssimando, a 0, approssimando alla terza cifra significativa, 0,914 meno, c'è un meno davanti, meno 0,914 ampere. Cosa significa questo segno meno? Significa semplicemente che noi abbiamo dato verso ID dal basso verso l'alto. Con questo verso, rispettandolo, otteniamo un valore di meno 0,914 ampere, vuol dire che la corrente in realtà sarà dall'alto verso il basso positiva di 0,914 ampere. Ma nessuna difficoltà, noi teniamo questo segno meno e continuiamo a rispettare le scelte che abbiamo fatto, ottenendo i segni relativi e valutando poi di volta in volta il risultato in base al segno che incontriamo. Quindi a questo punto abbiamo determinato una delle grandezze, quindi a questo punto conosciamo anche ID. Conoscendo ID possiamo andare a sostituire questo valore di ID qua nell'espressione di IB e quindi calcolare il valore di IB. Quindi IB, a questo punto continuo qua, è meno 0,914 più 2 e quindi è sempre approssimando alla terza cifra significativa, è 1 0,086 ampere. E questo è IB. Quindi IB, il risultato ci risulta positivo, quindi effettivamente la corrente IB ha il verso che abbiamo indicato uscente dal più del generatore di tensione. A questo punto conosciamo la corrente, conosciamo tutte le correnti incognite iniziali tranne la corrente IA. In realtà non conosciamo ancora neanche la IC, ma nessun problema, proseguiamo nelle nostre determinazioni. Dunque, avendo calcolato, torniamo quindi nel circuito equivalente finale nel quale stiamo lavorando. Adesso qua conosciamo tutte le correnti IB, ID e IG. A questo punto possiamo calcolare le varie tensioni nell'ultimo circuito. Quindi, avendo IB posso calcolare la VI, la VI sarà dato da R6 per IB. Vedete, la legge di Ohm la scrivo sempre positiva perché ho sempre rispettato la convenzione sui segni, quindi diciamo la piccola attenzione iniziale nella scelta dei segni, poi mi ripaga via via lungo la soluzione perché ottengo sempre equazione data dalla legge di Ohm positiva, quindi R6 per IB, R6 abbiamo detto essere 30 ohm, per
per IB 1,086, quindi quel valore lì è 32, circa approssimando 32,57 volt. E questa è un altro risultato numerico. Proseguiamo, adesso posso calcolare la V8 ai capi di R8. V8 sarà dato da R8 per la corrente in R8 che l'abbiamo chiamata ID. R8 22,5 ohm per ID meno, rispettiamo sempre i segni che abbiamo determinato, e quindi abbiamo 22,5 moltiplicato 0,914 cambiato di segno, quindi risulta uguale a meno 20,57 volt, sempre approssimando leggermente il risultato per limitare il numero di cifre decimali. Quindi questa sarà V8 via via che ottengo risultati definitivi, li sto riquadrando per ritrovarli poi rapidamente. Cosa significa anche qua il segno meno per la V8? Semplicemente che, così come la ID non va dal basso verso l'alto come l'abbiamo indicata, ma al contrario, anche la V8 che abbiamo ottenuto di valore negativo utilizzando la corrente ID dal basso verso l'alto, anche la tensione V8 risulta negativa, sempre per confermare il fatto che ID in realtà sarà dall'alto verso il basso, e quindi la V8 avrà il più verso l'alto come valore positivo. Comunque il risultato pienamente esatto, questo di meno 20,57, è perfettamente esatto con la convenzione dei segni, con le scelte che abbiamo fatto nel nostro circuito. Adesso il circuito di destra è praticamente risolto, l'unica cosa che ci manca è VA, che sappiamo essere uguale a meno V8, dalla terza qua equazione che abbiamo scritto, quindi VA uguale meno V8, quindi sarà uguale a 20,57 volt, quindi ci conferma il fatto che la tensione ai capi di R8, che è uguale alla tensione VA cambiata di segno per i segni opposti, e quindi 20,57 per VA meno 20,57 per V8, perché nel nostro circuito hanno polarità opposte come segni scelti. Proseguiamo nella soluzione. Adesso il circuito di destra è completamente risolto. Se ci spostiamo nel circuito centrale, diciamo dopo la prima semplificazione, a questo punto cosa conosciamo? Conosciamo la tensione VA ai capi di IG, non l'avevamo segnata, ma questa è VA. Vedete che VA coincide con V3 e con meno V7. VA è la tensione fra B ed E, quindi coincide con la tensione fra B e E ai capi di R3, mentre invece è opposta come segni alla V7 ai capi di R7, anche R7 fra B ed E. Quindi posso scrivere, da quello che abbiamo detto, V3 uguale a VA, e quindi uguale a 20,57 volt, mentre invece V7 è uguale a meno VA, sarà uguale a meno 20,57 volt.
quindi stiamo procedendo nella soluzione. A questo punto ho bisogno di spazio, cancello le varie equazioni di partenza che ormai abbiamo già usato per avere un po' di spazio. Vediamo quindi come possiamo proseguire. Adesso conosciamo V7, VA, V3. Dalla V3 posso calcolare la IA nel circuito applicando la legge di Ohm, quindi la IA, che è la corrente nella resistenza 3, sarà uguale a V3 diviso R3, quindi sarà uguale V3. Abbiamo detto che è 20,57 diviso R3, che è 30 ohm, quindi sono 0,69 ampere, approssimando. Quindi questo è un altro risultato finale. Adesso conosciamo anche la IA, possiamo anche calcolare la IC, perché la IC è la corrente in R7, conosciamo la V7 e i capi di R7, quindi legge di Ohm, IC, legge di Ohm sempre positiva perché stiamo rispettando le convenzioni sui segni, quindi IC sarà V7 diviso R7. V7 era meno 20,57, meno 20,57 diviso R7, valore 90 ohm, quindi abbiamo 20,57 diviso 90, tutto negativo, da meno 0,23, approssimiamo, ampere. Anche questo è il valore finale, quindi abbiamo, a questo punto conosciamo tutte le correnti IA, IB, IC, che erano incognite. Ci possiamo spostare nel primo circuito di partenza. Ci mancano V1, V2, V4 e V5 per aver completato l'analisi. Ormai conosciamo le correnti nei vari resistori, le tensioni incognite le possiamo tutte ricavare dalla legge di Ohm. Quindi V1 sarà R1 per la corrente in R1, che è la IB, quindi R1 è 10 ohm per IB, che abbiamo detto essere, eccola qua, 1,086, quindi per 10 diventa 10,86 volt, e questa è la tensione V1. Poi abbiamo la V2, R2 ancora per IB, quindi abbiamo 20 per 1,086 e quindi è 21,87, quindi è 21,72 volte. Questa è la V2, poi ci manca V4 e V5. V4 sarà
R4 per la corrente in R4 che è la IC, IC che abbiamo trovato essere meno 0,23 A, quindi R4 è 40 per meno 0,23 per 40 da meno 9,2 volt. Questa è la V4, segno meno rispetto ai segni che abbiamo dato nel circuito, quindi la V4 in realtà avrà il segno più a sinistra piuttosto che a destra, ma nella nostra soluzione è perfettamente corretto. E la ultima, la V5, sarà R5 ancora per IC, quindi sarà uguale a 50 per meno 0,23 e sarà meno 11,5 volt. Ultimo risultato. A questo punto conosciamo tutte le grandezze del circuito, volendo possiamo calcolare tutte le potenze erogate dai generatori e vedere che siano uguali alle potenze assorbite dai resistori, e questo ve lo lascio come esercizio di verifica.